Carissimi cittadini, buongiorno, carissimi amici e amiche, sono qui per parlarvi del Capodanno, del Festival di Capodanno organizzato dal Comune. Sui social sto ricevendo alcune critiche e molti mi stanno domandando il perché di questa anticipazione sulla registrazione al Moderno il 30 con TV9 e non il classico festeggiamento in piazza. Ma ragazzi, io pensavo che non ci sarebbe dovuto essere il bisogno di dare un'ulteriore spiegazione che si fosse capito. Comunque, ci siamo, i social network servono a questo e la comunicazione serve a chiarire alcuni aspetti. Allora, innanzitutto la ragione principale è una questione meramente economica. Siamo tutti in periodi di ristrettezze economiche, il caro bollette, il caro energia. Tutto questo ha aumentato i costi anche per il comune di 3 milioni di euro, ma anche per voi cari cittadini. E quindi abbiamo avuto la necessità di adottare delle politiche di risparmio energetico ma anche finanziario. E quindi semplicemente per questo abbiamo deciso di ridurre le spese anche dei festeggiamenti, anche per rispetto delle persone che soffrono, delle persone che non ce la fanno, delle persone che hanno più difficoltà della media. Ecco, questo è il motivo principale. Farlo a Teatro Moderno costa molto meno che farlo ovviamente in Piazza Dante all'aperto. Ma al Teatro Moderno però c'entrano fino a 1000 persone, cosa che in piazza non sarebbero potute entrare con le normative sulla safety, sulla security, eccetera, eccetera, che sono vigenti adesso. Quindi diamo la possibilità gratuitamente, su prenotazione, a molte più persone di partecipare al Festival del Capodanno. Fino a 1000 persone. Sappiate che già ad oggi le prenotazioni sono oltre 500, quindi affrettatevi, andate sulla mia pagina Facebook per capire come si fa a prenotarsi gratuitamente per partecipare a questo meraviglioso spettacolo. Quindi diamo la possibilità a più persone di partecipare in diretta alla manifestazione che se avessimo fatto lo spettacolo in Piazza Dante. Seconda motivazione molto importante è che noi diamo la possibilità ai nostri artisti locali di esibirsi, di esprimersi e di farsi vedere in uno spettro molto più ampio di un palcoscenico che sarebbe stato quello di Piazza Dante all'aperto, perché TV9 va in onda dappertutto, TV9 va in onda in tutta la regione toscana e può essere visto in diretta e in differita e può essere rivisto. I nostri giovani artisti dopo 2 anni di Covid hanno bisogno di essere conosciuti, di essere visti e di essere appunto amati da un palcoscenico e un pubblico il più ampio possibile, quindi pensiamo anche a loro prima di fare riflessioni un pochino troppo affrettate. Quindi i nostri artisti lavoreranno, saranno locali e saranno visti da più persone che se avessimo invitato il classico elemento di picco e di spicco in Piazza Dante, che si sarebbe visto in meno e per poco tempo e soprattutto non si sarebbe potuto rivedere successivamente. Quindi questo è un altro motivo molto importante per cui noi abbiamo fatto questa scelta. Quindi adesso dimentichiamoci delle polemiche, che se queste fossero le polemiche politiche veramente ci sarebbe da ridire anche sull'opposizione e anche su quelli che ovviamente non hanno altro che dalla panchina dell'allenatore, come tutti siamo allenatori del calcio, diventiamo tutti allenatori dell'amministrazione, sappiamo tutti sempre fare la scelta migliore rispetto a quella che potrebbe fare un sindaco e potrebbe fare un'amministrazione. Riflettiamo e cerchiamo di capire le motivazioni per le quali le cose vengono fatte. TV9 è vista ovviamente in un largo spazio del nostro territorio e quindi diamo la possibilità ai nostri artisti di divertirsi, di farci divertire, ma soprattutto di essere conosciuti e di essere riconosciuti da un palcoscenico, come dicevo, molto più ampio. Vi esorto però, siccome i posti stanno finendo, a fare veramente presto, andare sulla mia pagina Facebook, a iscrivervi e a fare in modo che appunto possiate partecipare de visu direttamente insieme a me, insieme alla mia giunta, insieme a tanti altri, insieme a tanti mattatori del divertimento, tra cui il conte Max Venturacci, ma non solo. Guardate lo spettacolo e guardate chi presenzierà, tutti insieme, dimenticandosi dei problemi, dimenticandosi delle ristrettezze, dimenticandosi delle guerre e cercando di stare in famiglia, per una volta veramente felici, senza pensieri. Vi aspetto e andate immediatamente a prenotarvi, mi raccomando, fate presto, perché i posti purtroppo si stanno esaurendo.